40, gli anni 50, in questi grandi cortili loro non so come facevano per riposarsi, per stare un po' più tranquilli, via con il tamburo e spaziavano sul tamburo, così dicevano. Questa, attualmente noi ci siamo incontrati di noi amici, ne abbiamo parlato tra di noi, abbiamo, cioè, tramite i ricordi nostri passati, abbiamo detto, ah, Brattese, facevo così pure a casa tua, abbiamo cercato di incontrarci e riportare di nuovo alla luce questo ballo sul tamburo. Non è stato semplice perché per molte persone che comunque venivano da fuori era una cosa un po', era una cosa nuova, tranne per chi magari era già appassionato e veniva da Marcellese, già sapeva che nel periodo di carnevale si ballava, oppure si ballava nel periodo di Pasqua, soprattutto in un Abis, nelle campagne di Marcellese, oppure si ballava per un'altra festa che si passa un disco adesso a gennaio 25, che è San Valentino, una santa proprio tipica del posto di San Prisco, di Casetta. Poi gli altri momenti erano anche i matrimoni, ricordo una fotografia vecchia di mia nonna che comunque mentre stavano facendo questo banchetto in un cortile, di sfondo c'erano loro col tamburo che suonavano. Certamente erano le donne che ballavano e suonavano, perché quando è subentrata la figura maschile c'era talmente una questione di rispetto nei confronti della donna che sembrava come se fosse un avanzo se un uomo entrava. Poi se ci stava detto ok, che uno poteva entrare, si entrava tranquillamente. Però principalmente era proprio la figura della donna che suonava e ballava. Il canto, come ho detto, è un canto a distesa e poi ci sta Raffaele che comunque lui la canta. Attualmente noi facciamo alcuni eventi, abbiamo alcune tappe, noi siamo un'associazione di radici di Marcellese. L'evento che principalmente ci caratterizza come associazione è Marcellese un dopo tamburo. Quest'anno qual è l'edizione? Ottava edizione, 25 febbraio, che è il sabato di carnevale. Poi se ci aggiungete a noi dell'associazione, e noi praticamente faremo proprio la morte di carnevale con questo fantoccio e si farà gli annulli a carnevale, comunque sarà tutta una serata tradizionale. Verranno anche amici ospiti da Lanze che tengono da Vesuviano, quindi sarà una bella serata. Lo fanno tutti per il lavoro. Sarà a giugno, quest'anno faremo in modo di dedicarlo proprio a Giovanni perché era il nostro evento si chiama la Notte San Giovanni, no? Quest'anno comunque cerchiamo sempre di vedere di fare quest'anno prima vogliamo fare una cosa nuova e poi tutte le volte che comunque a noi ci invitano andiamo alle feste comunque vi vedremo a giocare. Ma adesso andiamo direttamente sul ballo perché in modo che iniziamo.